Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Buongiorno. Eccoci Gianfranco qua. Iovino, buongiorno, benvenuto, benvenuti all'edizione 03 che tu rappresenti e condurrai questo spazio fino alle 11. Abbiamo due ospiti che hanno in comune la capacità di rappresentare l'arte, il primo fotografica, l'altro invece da gallerista, e per immergerci proprio in questa particolarità, Antonella, quella di vivere le cose attraverso l'immagine. E il primo ospite è Enzo Troisi, che è un personaggio che è riuscito, attraverso il suo Tropico del Mediterraneo, che adesso ci racconterà, a immergerci proprio nelle profondità, essendo un fotografo degli abissi marini, che sicuramente sarà assolutamente interessante da ascoltare. Lo accogliamo subito. Certo, Enzo, diamo il benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno a voi. Eccolo qui. Allora, Enzo Troisi, iniziamo subito dalla più classica delle domande che io faccio sempre. Si presenti a noi, ai radioascoltatori di Rete 2000. Sì, innanzitutto grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io sono salernitano, diversamente giovane mi definisco, perché ormai ho 60 anni. Essendo salernitano, il mare lo avevo, non dico sotto casa, ma molto vicino, e quindi è stata per me un'esperienza di contatto diretto con il mare che ho iniziato a vivere abbastanza da piccolo. L'ha respirato fino... Dato che oggi il lavoro mi tiene un po' lontano da casa e quindi dal mare, diciamo che mi manca abbastanza, ma appena posso, e posso sempre frequentemente per mia fortuna, mi immergo sempre con la mia macchina fotografica per cercare di catturare qualcosa di interessante lì sotto. Bene, bene. Lei è l'autore del libro Tropico del Mediterraneo. Ce lo presenta? Beh, sì. Non è facilissimo in poche battute. Diciamo che è un libro dedicato sicuramente a chi, e mi rendo conto che è una nicchia, paradossalmente una nicchia, per quello che potrò dire magari in seguito, ma la nicchia degli appassionati di mare e di immagini sottomarina, no? Sì. È un po' un paradosso se si considera che il mare occupa i due terzi del nostro pianeta e che la fotografia ormai è un po' a portata di tutti con gli smartphone. Per gli appassionati è una cosa un po' particolare, perché è un libro strutturalmente diverso rispetto al solito, nel senso che mentre i libri di fotografia subacquea in genere sono relativi a tutto il globo sommerso, questo fa riferimento essenzialmente al nostro mare, al mare nostrum, al Mediterraneo, certo. E poi è strutturato in maniera diversa. Perché non è indiviso in capitoli per generi, biologicamente parlando, ma in maniera un po' originale. Sì, ho letto bene nella quarta di copertina, che un po' immaginariamente, parliamo così, rappresenta un'immersione di una giornata nel mare, giusto? Esattamente, vuole essere un sogno sottomarino sostanzialmente, bello. Un'immaginaria immersione che inizia le prime ore della giornata, quindi parte dalla sabbia, parte con un'immagine proprio a mezz'acqua, in cui si intravede il mondo emerso, il mondo sommerso, il passaggio poi a quello sommerso, ed una immersione che arriva fino ad oltre 60, quindi una profondità anche non propriamente sportiva, e che di notte ci si riferma sulla sabbia, dove si fanno degli incontri molto particolari, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, pensando che la sabbia sia un deserto sottomarino, e poi si risale, e risalendo si incontrano magari con atteggiamenti diversi, in situazioni diverse, gli stessi soggetti che ci hanno accompagnato e ci hanno salutato all'inizio della giornata precedente. Quindi vuole essere sostanzialmente un sogno passeggiato nel nostro mondo contesto. Bene, bene. Possiamo dire che la trasmissione televisiva L'Uomo e il Mare ha definitivamente indirizzato la sua passione verso gli abissi? Oh, quello di certo. Mi fa piacere che me lo chieda, perché evidentemente ha letto la presentazione del libro. Beh, diciamo, una bella cosa. Un po' di preparazione devo averla su di lei.
Prego, prego. Sì, io ero appassionatissimo di mare fin da piccolo. Poco dopo che avevo imparato a nuotare, avevo 6 anni, mi iniziò subito ad incuriosire tutto quello che poteva esserci al di sotto di quel lembo di superficie. E contemporaneamente, quando io avevo 9 anni, 8 anni, il mercoledì sera c'era questa trasmissione che si chiamava L'uomo e il mare di Jacques Cousteau, del famosissimo oceanografo, sì. Che rappresentava per me, ma per tutti quelli che erano appassionati mari, veramente il futuro a portata di mano, perché come scrivo e come dico, i francesi, poi era una produzione francese importata poi in Italia, sono bravissimi a vendere un po' e a confezionare i loro prodotti, per cui lì nulla era lasciato al caso. Parliamo, certo, di fine anni 60, con televisioni in bianco e nero, ma si vedevano questi subacquei che sembravano sostanzialmente dei cosmonauti, che invece di essere su altri pianeti erano sul pianeta mare, con delle strutture che erano state costruite ad hoc, tra l'altro in un paradiso come il Mar Rosso. E quindi tutto questo rappresentava per me un fascino assolutamente indescrivibile. Quindi quello che era un istintivo interesse per il mare si trasformò in amore vero e proprio. Certo. Lo immagini, presumo che erano documentari in bianco e nero per la maggior parte. Erano in bianco e nero, ma lasciavano tranquillamente immaginare però anche perché le immagini erano in bianco e nero, ma l'editoria fortunatamente già era un po' a colori, quindi intuivano quelli che erano i colori di quegli abitanti, dei pesci, eccetera, ed era un sogno, assolutamente un sogno. Bene. Enzo Troisi ha partecipato a gare e concorsi fotografici, raccogliendo notevoli risultati che le hanno permesso anche di far parte del Club Azzurro, la squadra rappresentativa nazionale di fotografia subacquea, giusto? Sì, questa è una cosa che per chi si starà ascoltando e non è avvezzo di questa materia, suppongo sia la stragrande maggioranza, potrà sembrare strana, ma la fotografia subacquea è addirittura uno sport, una cosa che potrà sorprendere. Anche noi lo sapevamo, la Federazione Italiana organizza veri e propri campionati italiani, i campionati del mondo che si tengono in varie località, e c'ha quindi una rappresentativa nazionale di cui io all'epoca, quando iniziai a fare gare proprio di fotografia, ebbi la fortuna di far parte, perché ottenni ottimi risultati e conseguentemente iniziai a far parte, sì, ho fatto parte per un po' di tempo del cosiddetto team italiano di fotografia subacquea. Bello. Oggi ho un po' cambiato idea sulle gare, no? Nel senso che io ritengo che dietro una fotografia ci sia soprattutto, in particolare oggi come oggi, in cui le possibilità tecniche sono molto aumentate, soprattutto la sensibilità di un autore, la sensibilità di una persona, e la sensibilità, secondo me, mal si concilia con voti e con giudizi dati un po' alla buona. Quindi ho un po' cambiato idea sulle gare, ma rappresentano sempre un elemento di confronto molto bello, molto importante, di crescita, se vissute con lo spirito giusto. E soprattutto c'è questa cosa che io voglio esaltare: ogni fotogramma è accoppiato alla spiegazione del soggetto principale e di ciò che lo circonda, giusto? Proprio per permettere anche una sorta di informazione, di studio, di approfondimento. Sì, è così, anche se diciamo che un'altra particolarità del libro che si stacca abbastanza dalla media sotto questo aspetto, proprio come mia scelta, è che non ci sono descrizioni tecniche fini a loro stesse. Io sono anche un appassionato lettore di narrativa e conseguentemente mi piace anche scrivere, quindi i soggetti non sono raccontati, né c'è una spiegazione della fotografia, perché dico sempre che una fotografia che ha necessità di una spiegazione è una fotografia venuta male. Certo. Fotografare significa scrivere con la luce, con la luce si possono scrivere così come con la penna note della spesa o poesie. Io spero di aver scritto un discreto romanzo, quindi ho tenuto a parlare un po' dei soggetti, sia l'emozione dell'incontro, quindi descrivo l'incontro, cosa è avvenuto, come è avvenuto, che cosa è successo rispetto a quella creatura che ho incontrato, sia magari non la
limitarmi a quelli che sono i nomi scientifici, ma spiegare quello che c'è dietro il nome scientifico di un animale, certo. Perché si chiama così, quasi sempre i riferimenti sono mitologici, e quindi dare un po' un'immagine culturale più complessiva, insomma, del pianeta. Beh, come dire, non solo per gli occhi il suo volume, dove ci sono le foto, ma c'è soprattutto un po' uno spirito narrativo che permette proprio di immergersi in quella che è stata la fotografia, che è poi lo scatto che lei ha realizzato. Ma tra tutte quelle pubblicate all'interno del volume, qual è che secondo lei può rappresentare meglio il senso di Tropico del Mediterraneo e soprattutto perché? Domanda difficilissima, maligna, oserei dire. Ricordo a questo proposito un mio carissimo amico, ovviamente fotografo subacqueo, che si chiama Guido Villani, il quale dice sempre che le fotografie sono come dei figli, quindi sceglierne una è un'impresa davvero quasi impossibile. Io diciamo che se dovessi sceglierne una, ma non perché sia più bella o meno degli altri, ma perché forse può rappresentare meglio, no, il paradosso del titolo Tropico, sì, del Mediterraneo, che vuole significare anche proprio, come scrivo nella presentazione, che così come ogni mondo è paese, ogni oceano è mare, e quindi certi comportamenti che si verificano nei mari tropicali hanno i loro omologhi anche nel nostro mar Mediterraneo. Una fotografia che sotto questo aspetto è esemplificativa è un gambero che fa da dentista, sostanzialmente, da igienista dentale ad una murena, è una cosa che accade normalmente, anche se può far strabuzzare gli occhi chi non è nella materia, nel senso che esistono delle vere e proprie stazioni di pulizia dove i pesci, comprese le murene, vanno, e ci sono dei piccoli gamberetti che con le loro piccole chele tolgono i residui alimentari di cibo dai denti di questi pesci, che sanno benissimo la cosa e potrebbero fare un solo boccone del gamberetto, se ne guardano bene dal farlo. E c'è una fotografia molto particolare in cui c'è un grosso gambero che cerca di farlo con una murena, ma non ci riesce perché le sue chele sono troppo grandi. Nei mari tropicali questo non accade, perché le murene lì sono infinitamente più grandi, e quindi c'è proprio questa immagine, questa sequenza in cui si vede il gambero che va sulla testa della murena, ma non riesce sostanzialmente a fare quello che deve, e quindi ritorna indietro sconfitto, ed è una di quelle tante curiosità di cui il libro, devo dire, è abbastanza pieno e farcito. Bene. Ma adesso andiamo più nel particolare di Enzo Troisi. Ma cosa rappresenta per lui gli abissi? Altra domanda bella, ma in questo caso non ho molta difficoltà nel rispondere, perché sempre negli abissi è come volare in un blu, volare nel grande blu, in una forma di assordante silenzio, perché si è circondati da una vita frenetica dove però tutto si svolge in maniera apparentemente silenziosa. Poi in realtà, se ci si ferma un attimo, ci si accorge che anche sott'acqua i rumori ci sono, ma la sensazione di volare senza avere peso, in un'altra dimensione, guardando magari la superficie, i raggi del sole da laggiù, quando ci sono acque limpide, è una sensazione che secondo me tutti nella vita dovrebbero provare almeno una volta. Se ho studiato bene la sua biografia, lei già dall'età di 8 anni si è appassionato a quello che è il mare che aveva davanti a lei, e poi è diventato curioso per andare nelle sue profondità. Ma se adesso le si avvicinasse un bambino, lei come fa a spiegare che cos'è l'abisso? Guardi, io dico sempre che i bambini sanno tutto, no? Credo che sia, ecco, le posso dire più che altro un episodio. Io ho una nipotina, figlia di mia sorella, che ha 5 anni, e ovviamente sto già cercando di traviarla, cercando di farle venire la passione per il mare. E gli ho regalato un libro con quei classici libri da bambini super colorati, dove ci sono degli autoadesivi in cui tu devi staccare il pesce, l'animaletto, il gamberetto, che sia, e devi attaccarlo in una specie di fondale marino. Lei con mia grandissima sorpresa sapeva già esattamente quali sono i pesci che vivono nel blu, quali sono i pesci che vivono tra le rocce, quali sono sabbia. Per cui è una cosa che mi ha sorpreso molto, dico appunto per questo che i bambini sanno già tutto. Certo, al di là di questo, ai bambini parlerei anche e soprattutto
l'aspetto fondamentale, poi, no? Che ogni, secondo me, libro, una pubblicazione come questa vuole siete avere, quella di conoscere e rispettare sostanzialmente questo patrimonio enorme che abbiamo, che si chiama mare, che mare. Adesso stiamo sfruttando in maniera paurosa. E la fermo, ma le prometto, è l'ultima domanda difficile, ma cosa ci può insegnare il mare? Quello che stavo dicendo, ossia che sostanzialmente lo stiamo ipersfruttando, lo stiamo noi stiamo sostanzialmente, a mio parere, non sono uno scienziato, tutt'altro, però sono un attento osservatore in genere della natura e del mare in particolare, e noi stiamo distruggendo, secondo me, il nostro pianeta senza, come dicevo, senza nemmeno essere arrivati a conoscerne la parte che è appunto il mare. Sotto questo aspetto, così come il titolo del libro è sostanzialmente formalmente contraddittorio, poi se lo si sfoglia si capisce quello che voglio dire. Noi chiamiamo Terra un pianeta che è occupato per due terzi dal mare, e questo due terzi è in buona parte ancora totalmente inesplorato, una cosa alla quale pensiamo poco, sia all'aspetto del nome, sia all'aspetto della conoscenza che abbiamo. Gli abissi marini sono sostanzialmente ancora un oggetto sconosciuto, quindi un mondo sommerso. Dovremmo avere enorme più curiosità e soprattutto enorme più rispetto. Basti pensare a che cosa rappresentano oggi i parchi marini. No, i parchi marini che funzionano ti fanno chiaramente capire come il rispetto per il mare produca una quantità di vita che poi fa bene in genere a tutto, non solo al momento turistico, ma anche a quello della pesca in genere, dell'indotto. Certo. È una cosa alla quale si dovrebbe pensare. Non ci crederà, ma siamo giunti alla fine del nostro spazio, poi lo approfondiremo più avanti, però adesso mi è d'obbligo, visto che la finestra culturale ci è offerta ad Edizioni 03, lei è un autore di Edizioni 03, brevemente ci dica l'esperienza maturata con la casa editrice veronese e un commento soprattutto. Io è un'esperienza sicuramente molto positiva, ma soprattutto per la disponibilità umana, ancora prima che professionale, che ho incontrato. I miei contatti sia con Enza, sia con Giovanni Proietti sono stati preziosissimi, anche perché da appassionato fotografo sono, come si vuol dire in gergo tecnico, piuttosto esigente, quindi sulla qualità della stampa, sulla qualità dell'immaginazione, eccetera, e sulla parte narrativa, perché come ho detto ci tengo molto, ci siamo sentiti spesso e volentieri, ho sempre trovato un'enorme disponibilità e collaborazione, e poi il fatto stesso che siamo qui a parlare in radio di questo testo dimostra che c'è stata un interesse vero per un prodotto che è abbastanza diverso. Si va ben oltre alla pubblicazione vera e propria. Bene, siamo ai saluti, io la ringrazio della sua disponibilità di essere stato qui con noi e le lascio il microfono brevemente per incuriosirci sul motivo perché dovremmo leggere Tropico del Mediterraneo di Enzo Troisi. Guardi, al di là di quello che abbiamo già detto, vorrei semplicemente far presente che leggendo il libro si troveranno e si scopriranno un sacco di curiosità legate al mare. Per esempio che sott'acqua il mito dell'immortalità esiste già, nel senso che c'è qualche organismo che ovviamente non rivelo, che con una tecnica biologica particolare praticamente è un'araba fenice che continua a vivere per l'eternità. Potrà scoprire che secondo qualcuno alcuni pesci hanno dei poteri allucinogeni, potrà scoprire che le piante acquatiche, spesso e volentieri erroneamente definite come alghe, sono una risorsa anche quando sono seccate perché producono energia, argomento quanto mai di attualità. Vorrei sottolineare soprattutto un'ultima cosa, che tutti i ricavati della vendita che spetterebbero a me invece saranno interamente rivoluti ad un'associazione che si chiama 12 Scatti, che manco a dirlo è gestita da un altro caro amico fotografo subacqueo, che è in prima persona impegnato in Africa, che con i ricavi del libro e con un calendario che annualmente esce da tantissimo tempo costruisce dei pozzi in Africa, in zone desertiche piuttosto lontano, e sotto questo aspetto mi fa molto piacere che l'acqua, salata o dolce che sia, parlando di pozzi, costituisca sempre e comunque
una fonte inesauribile di vita. Ci ha incuriosito e motivati al punto giusto. Io la ringrazio della sua disponibilità. Enzo Troisi, Tropico del Mediterraneo, edizioni 03. Antonella, salutiamo. Grazie, il nostro fotografo. Certo, ringraziamo moltissimo di questi scorci impagabili, perché tutti quanti noi che viviamo all'aria aperta, e lei ci ha dato uno sguardo nell'acqua aperta e ci ha portato per qualche istante in fondo al mare. Grazie ad Enzo Troisi, autore di edizioni 03. Grazie a voi. Grazie. Buon lavoro ancora, continui con questa sua passione, perché regala delle cose inaspettate anche a noi. Grazie, buona vita. Grazie ad Enzo Troisi. Seconda parte del nostro Autori e Letture. Abbiamo qui con noi Paolo Mozzo. Paolo Mozzo l'abbiamo già ospitato poco tempo fa, ma oggi invece viene qui con una vena diversa, perché, come ti ho detto prima, noi ospitavamo oggi due autori che in maniera distinta avevano come denominatore comune il fatto di farci ammirare l'arte. Certo. E prima era la fotografia, adesso parliamo di un grande gallerista, ma io inizio proprio da Paolo Mozzo, si presenti a noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ma è difficile sempre parlare di sé. Io ho una storia un po' particolare, perché in effetti sono un ingegnere elettronico, non dico prestato all'arte, perché ormai faccio solo quello, ma che per anni ha amato la progettazione, la matematica, la fisica, la scienza. E poi da una ventina d'anni ha deciso che era interessante approfondire anche un altro argomento. L'ho fatto partendo dal web. Il mio primo progetto è stato un sito web, una galleria online, che nel 2000 era effettivamente un po' pionieristica. E diciamo, se devo concludere l'arco della parabola, della storia, quest'anno abbiamo fatto un altro progetto legato a tecnologia e arte, ossia abbiamo presentato la prima mostra della storia di NFT alla Biennale di Venezia. Quindi galleria e mostre. Non lanciamoci già nelle risposte, andiamo strada dopo strada e parliamo prima ancora di Maremoto 4.0, che è l'argomento principe di questa seconda parte della trasmissione. Paolo Mozzo è soprattutto un gallerista qui a Verona. Ce ne parla brevemente? Sì, abbiamo una galleria che, appunto, è nata nel 2000 solo online, è diventata anche una galleria fisica nel 2012 e ospita mostre in Zaia, Verona, vicino al Bauli, nota zona della città. Mm-hmm. E abbiamo un progetto molto interessante che dal 2016 stiamo portando non solo in galleria ma anche in musei e istituzioni nel mondo, che è quello del movimento Arte Etica, a cui appartiene anche l'artista Alessandro Zanier, protagonista poi del libro e del resto della trasmissione. Ed è un movimento che si concentra molto sui progetti a forte responsabilità sociale. Quindi con gli artisti parliamo di ambiente, di energia, di ecologia, di giustizia, di relazioni sociali e di tanti altri argomenti che sono attualissimi. Beh, adesso veniamo al nostro Maremoto 4.0 e il relativo progetto legato a Edizioni 03, che ne è poi il distributore, cioè il produttore e distributore editoriale. Ah sì, questo è un progetto che a me piace moltissimo, perché qui il legame tra arte e scienza è notevole. Infatti si tratta di una mostra fatta al Galata Museo del Mare, continuiamo a parlare di mare in qualche modo, ed è stata fatta in collaborazione con il CNR di Genova. Uh-huh. e con un partner particolare che è stata la Suzuki, perché ci ha fornito un motore che ha la caratteristica di lavare l'acqua finché procede nel mare. È stato bello unire arte e scienza anche in quel caso, perché tutte le opere di Zanier sono prodotte a partire da grosse masse di dati che sono state fornite dai CNR e che in realtà parlano di inquinamento dei mari, inquinamento delle acque e dell'aria, e attraverso queste grosse masse di dati, con un software particolare, Alessandro ha trasformato, prima sonificando questi dati e poi rendendoli in forma visiva, in alcuni video 3D che si muovevano durante la mostra e che poi lui ha trasformato ulteriormente dipingendo alcuni frame, facendoli diventare vere e proprie opere d'arte dipinti su tela. Bene, bene, bene. Ed Alessandro Zanier, che è l'ideatore della mostra, oltre che del libro, credo che ce l'abbiamo in diretta telefonica e io vorrei ospitarlo, salutarlo. Buongiorno Alessandro. E Alessandro non c'è. Sta arrivando. Aspettiamo che arrivi. Alessandro dovrebbe arrivare. Era in linea fino a un istante fa, ma poi
Pronto? Eccoci. Eccolo qui, Alessandro Zanier, buongiorno. Noi buongiorno, già, buongiorno, già la volta scorsa ci abbiamo provato ma non siamo riusciti ad entrare in contatto, ma oggi lei è protagonista del nostro spazio qui di Autori e Letture insieme a Paolo Mozzo per parlare di Maremoto 4.0 e di questa mostra che lei ha ideato e curato. Ce ne parla brevemente? Sì, mi sento un po' lontane e liquidi, non lo so, però comunque liquidi? Ci provo, ho capito la domanda e se voi mi sentite bene io certo, vado a ruota. Assolutamente, così. Sì. Intanto. Allora, è stata una mostra che ha avuto un parto lungo, diciamo, è nata l'anno precedente perché ero andato al Museo Galata di Genova per ospite di una collettiva che organizzava una curatrice che è Virginia Monteverde, che poi è stata la curatrice della mostra, e lì siamo rimasti in contatto e io portavo una tela di questo progetto che ho adesso in giro per la Biennale, insomma, che è dedicato all'inquinamento su scala globale, alla visualizzazione dell'inquinamento attraverso i dati scientifici, e vedendo il museo, insomma, che il Museo del Mare, che ospitava anche delle mostre d'arte, insomma, mi è venuta l'idea di proporre una personale che lavorasse però con i dati scientifici forniti dal CNR, perché io comunque avevo già l'anno precedente lavorato con il CNR di Venezia, di ISMAR, che mi aveva fornito dei dati sull'inquinamento acustico dei mari. L'inquinamento acustico dei mari è uno dei problemi, dei futuri problemi, come se non ce ne avessimo altri abbastanza, dei futuri problemi di inquinamento che sono stati sottovalutati finora, che hanno un impatto fortissimo sulla fauna marina per il rumore che producono le grandi imbarcazioni nelle zone di grande traffico navale che sono i porti. E quindi all'epoca avevamo fatto in Biennale di Architettura Venezia un gemellaggio tra il porto di Auckland e il porto di Venezia. Queste due realtà si scambiavano tramite due obelischi luminosi che sono stati spediti nelle due sedi ospitanti, si scambiavano la visualizzazione di questi dati sonori, diciamo, una visualizzazione artistica, e da lì avevo realizzato delle tele anche che ritraevano queste creature digitali che erano uscite da questi dati. No. E siccome si parlava di mare, di acqua, il Museo Galata del Mare era perfetto, idoneo per questa mostra, e quindi ho coinvolto la curatrice che mi aveva ospitato l'anno precedente, Paolo Mozzo, che penso sia lì con voi. È qui con noi. Sì, ciao, sì, Alessandro. Che mi ha come sempre appoggiato in tutte le mie follie, siamo riusciti a fare anche questa, e non contento, per chiudere la breve descrizione, siccome mi occupo anche di musica, parallelamente le mie tematiche vengono sviluppate anche nei miei dischi e nelle mie canzoni, ho coinvolto la mia band, gli 8Dix, all'inaugurazione per fare un concerto che io ritengo uno dei più belli che ho fatto in vita mia, è sopra il sommergibile Nazario Sauro, che è esposto nella Darsena lì, ai passanti increduli. Paolo, ecco. Ce la sta mostrando la foto, ovviamente siamo in radio e non possiamo diffonderla, però è davvero affascinante per i colori e per la location e tutto quello che riesce a magnetizzare. Lei ha parlato anche di Virginia Monteverde, giusto? Ce la descrive? In che forma e natura ha preso parte alla mostra Maremoto 4.0? Virginia è praticamente una figura chiave, da quello che ho capito in quest'anno che la frequento, insomma, della scena delle mostre dell'arte contemporanea, anche indipendente, a Genova, che non è una città di poco conto, insomma, organizza anche mostre internazionali, ed è in contatto con l'Europa, con molti circuiti di gallerie importanti, anche istituzionali europee, ha avuto fino a poco tempo fa, anche ancora adesso ce l'ha forse, la sede della galleria al Palazzo Ducale di Genova, quindi sede di tutto prestigio, dove organizza ogni anno questa biennale che si interfaccia Genova con un paese europeo diverso. L'ha fatta con la Germania, l'ha fatta con l'Olanda e quest'anno l'ha fatta con la Svezia. Infatti mi ha invitato a esporre un'opera anche a questa biennale su Italia-Svezia, che poi l'anno prossimo verrà portata in Svezia, appunto.
e si muove molto bene con gli artisti, c'è un rapporto umano anche molto bello, è una curatrice che secondo me è molto informata sulle arti digitali, sulle nuove tendenze, sulla cross-medialità, sul mix di linguaggi, e il mio lavoro si prestava benissimo perché è fatto sia di tele dipinte che di opere digitali e che di audio e che di musica, insomma, quindi sono caduto in buone mani, ecco. Sì, bene, Alessandro Zanie, io la ringrazio della sua partecipazione, è stato molto chiaro nel spiegarci che lei non è soltanto quello che io ho detto, il curatore di un libro, ma c'è tanta arte dietro di lei, e io spero di ospitarla prossimamente da questi microfoni. La ringrazio, la saluto e torno molto volentieri. Grazie, molto volentieri. E torno nuovamente da Paolo Mozzo, per farci dire di presentarci, ecco, questo volume, Paolo. Allora, sfogliando il volume si capisce subito che la collaborazione con il CNR è stata fondamentale, tant'è che si è deciso per la prima volta di esporre nella mostra anche alcuni dei robot acquatici che gli scienziati utilizzano regolarmente per andare a prelevare quei dati scientifici relativi all'inquinamento e al cambiamento climatico che poi Alessandro ha utilizzato trasformandoli in audio, video e opere d'arte. Perché? Perché sono veramente molto belli e affascinanti e non sono mai stati pensati per essere guardati da un pubblico, e noi invece abbiamo pensato che meritavano di esserlo. Quindi nella prima parte della mostra, il primo corridoio d'ingresso presenta proprio una serie di questi robot acquatici portati dal CNR, con dei video che raccontano un pochino come questi si muovono nelle acque, come questi siano stati utilizzati in il loro compito, estreme, diciamo, anche vicino ai ghiacciai, agli iceberg della Groenlandia e così. Poi in un interludio si è presentato questo bellissimo sistema di Suzuki che ci ha supportato nella mostra, che è una ingegnosa invenzione, sostanzialmente un sistema di raffreddamento dei motori marini che, come tutti i motori, preleva l'acqua dal mare per raffreddare il motore, ma cosa fa? Passa quest'acqua attraverso un filtro speciale che raccoglie le microplastiche e ributta nel mare acqua ripulita, per cui fa anche da depuratore, diciamo così. Mano, bello. Paradossalmente più si va nel mare più si ripulisce dalle microplastiche. Poi inizia la mostra vera e propria con un bellissimo video che è il primo, un proiettore proietta il primo video ricavato proprio dai dati forniti pochi giorni prima dal CNR di Genova da Alessandro, e queste forme si muovono in maniera particolare con dei picchi ogni volta che un picco di inquinamento appare nella sequenza di dati. Poi si entra nel corridoio della mostra dove sono alternati appunto dipinti ad alcuni video che sono posti in fianco a quella colonna di cui parlava prima Alessandro, luminosa, e la quale era anche in questa mostra in collegamento con due posti remoti, con un luogo in Cina dove è stata mandata un'antenna gemella, come era stato fatto l'anno scorso tra Venezia ed Auckland, e con il Brasile attraverso un'antenna virtuale che è ospitata all'Università di Florianopolis, vibrava in maniera mutua. È stato presentato un NFT, quindi anche qui la tecnologia è all'avanguardia, in fianco a una delle opere dell'artista, e poi infine tutti i dipinti estratti attraverso la fantasia dell'artista per rappresentare queste masse di dati e questo inquinamento umano, che in qualche modo tutti si intitolano Hyperobject Still Life, che vuol dire natura morta di un iperoggetto, invece che natura morta di un oggetto come siamo abituati normalmente a vedere. Perché? Perché gli iperoggetti sono queste cose definite da un noto filosofo contemporaneo, Timothy Morton, come queste masse di dati che noi non riusciamo a toccare, a percepire, ma sappiamo che esistono perché gli scienziati ce lo dicono grazie alle loro rilevazioni. Riscaldamento globale, microplastiche, polveri sottili e così via. Bene, c'è tanto mare anche qua, visto Antonella come nell'ospite precedente. E allora la domanda che io giro a Paolo è: perché si è realizzato questo volume, Paolo? Ma guarda Gianfranco, perché nonostante viviamo in un mondo sempre più digitale, avere un libro che celebra una mostra così importante è sempre un fatto irrinunciabile.
Un po' perché poi rimane nella storia avere un libro, un po' perché il libro, grazie all'edizione 03, è disponibile su tutte le piattaforme online, quindi mm-hmm. può essere visto, acquistato attraverso Amazon, IBS e così via, quindi diventa anche un veicolo che racconta questa mostra dappertutto. Certo. E poi perché appunto, come dire, le immagini raccolte in un libro hanno un altro sapore. Insomma. Per cui, oltre agli addetti al lavoro, a chi è che potrebbe interessare questo volume, Paolo? Ma direi che è un volume per tutti, perché è un volume dove si racconta di come il mondo sta cambiando, mm-hmm. ma lo si racconta cercando anche poi di essere positivi, cioè di dare una soluzione. E questa soluzione, in fin dei conti, è molto semplice. Siccome tutti siamo un po' responsabili di questo cambiamento, e sì. tutti possiamo anche fare qualcosa. Certo, non è che da soli possiamo cambiare il mondo, ma il nostro contributo, anche piccolo, usare un pochino di più la bicicletta, stare attenti nel non buttare, non lo so, la sigaretta per strada, usare meno le luci, gli elettrodomestici, contribuirà, anche se noi non possiamo misurarlo e rendercene conto, piano piano a ritornare ad avere un pianeta migliore. Paolo Mozzo è soprattutto un gallerista. Che ha impegnato quasi tre quarti della sua vita in questa passione. Prima si è incontrato con un amico di banco di tanti anni fa, un ingegnere che poi prende la strada dell'arte. Ma qual è la tua emozione quando dai spazio espositivo a un'opera nella tua galleria? Devo dire che io trovo ancora molta affinità fra l'arte e la scienza, perché l'arte è un luogo dove gli artisti come dire, impegnati, evoluti, vivono come in un laboratorio, cioè fanno continui esperimenti. Attraverso il loro ingegno, la loro inventiva, la loro creatività, cercano sempre di costruire qualcosa che possa avere un forte impatto emotivo nelle persone e però contemporaneamente educare, trasmettere qualcosa di positivo e quindi in un certo senso spingere al cambiamento. Cosa di più forte, impattante, emotivo c'è dell'arte per appunto interessare, suscitare interesse nelle persone per questo genere di ma a prescindere dal materiale espositivo, no? Che può essere di varie nature, come si potrebbe incuriosire un radioascoltatore che non è mai entrato in una galleria? Io potrei raccontare un aneddoto, perché vi potete immaginare, no? Vi faccio pensare a mia mamma. Mia mamma sì. è una signora di più di 80 anni uh-huh. che era molto orgogliosa di aver fatto studiare suo figlio, avergli fatto fare ingegneria. Certo. E quando io gli ho detto che mi sarei cominciato ad occupare d'arte, ha fatto una specie di un piccolo colpo, una sincope. Ma io gli ho spiegato una cosa, vedi, tutti i giorni noi siamo presi dalla nostra attività quotidiana e svolgiamo il nostro lavoro, lo facciamo magari in modo un po' rutinario. Gli artisti invece fanno un'altra cosa, è vero, hanno molto più tempo libero di noi, tante volte non guadagnano, sono anche fanno fatica ad andare avanti, ma tutto il loro tempo libero in realtà lo impiegano a pensare a quelle cose che a noi sfuggono. Certo. E poi a farcele vedere attraverso le loro opere d'arte. Quindi ci portano quella bellezza di cui abbiamo bisogno, un po' della metafora della formica, della cicala. Certo. Abbiamo bisogno certo. di loro. E io in questo ambiente, senza mai tradire la mia passione per la scienza, mi sono sempre trovato molto bene. E mamma si è rassegnata all'idea che tu non hai lasciato ingegneria, calcoli e tutto il resto? Ma mai, neanche passato. Ogni volta che mi vede mi domanda come mai immagino, ancora continuo immagino. A fare questo lavoro. Sei legato anche a Edizioni 03, che è lo spazio che ci concede questo spazio radiofonico di cultura. Lo sintetizziamo il tuo rapporto con Edizioni 03 o raccontacelo, come potrebbe essere sintetizzato lo staff? Devo dire che ho sempre trovato una grande professionalità e delle persone preparate. Proprio Enza e Giovanni, con i quali ho un rapporto diretto, mi supportano in tutte le esigenze che ho, sempre nel trovare anche le soluzioni tecniche giuste, perché immaginatevi, i libri d'arte sono sempre un po' particolari, no? Sia le immagini, sia l'impaginazione, la costruzione del libro hanno la loro importanza. Ecco, mm-hmm. io devo dire che loro sono molto forti e anche molto precisi, pretendono anche, però poi danno in cambio, quindi è giusto che sia così.
se consideriamo che questi spazi che regala a livello radiofonico e non soltanto, anche giornalistico, nasce solo ed esclusivamente dalla volontà di portare avanti i progetti che nascono da un'idea attraverso un qualcosa che arriva da un autore che poi diventa il loro autore, questo già dà grande prestigio e grande attenzione. Paolo, siamo arrivati alle 11, tra un po' dobbiamo chiudere e io devo dare lo spazio giusto a te per spiegare uno leggere Maremoto 4.0 e perché portarselo a casa una testimonianza così precisa, e secondo perché se si passa dalle parti della tua galleria è il caso di fermarsi, perché c'è qualcosa sicuramente di interessante o curioso da guardare. Allora, sul libro consiglio a tutti, veramente a tutti, di acquistarlo, perché è un libro dove attraverso i testi si scopre qualcosa di più di come l'arte può essere veramente uno strumento educativo e può suscitare interesse su argomenti che normalmente avremmo trascurato. Ma il bello è che è anche ricco di immagini, sia delle opere d'arte che dicevo, sia di questi interessantissimi robot dei CNR, sì. E racconta una storia suggestiva in cui un artista visivo, un musicista, sia stato in grado di trasformare masse di dati assolutamente incomprensibili in oggetti visivi e belli da vedere, e questo è utilissimo anche per gli scienziati che spesso purtroppo fanno fatica a comunicare i risultati delle loro ricerche perché gli manca lo strumento di comunicazione. L'arte può essere per loro un buon supporto e questo libro ne è una testimonianza. Volante. Poi, perché passare in galleria? Noi in galleria cambiamo sempre le opere che ci sono, no? Quindi sì. Ogni volta si può vedere qualcosa di nuovo, non è come andare in un museo permanente che, diciamo, una volta che uno ha visto l'esposizione poi che senso ha tornarci, già la conosce. Invece da noi le cose cambiano sempre. E poi in fin dei conti, se venite io vi offro anche un buon caffè, ecco, quindi può essere attenzione un'occasione doppia. Se lo sentono in migliaia di persone, vengono migliaia di persone, ti costerà parecchio. La galleria si chiama? Si chiama Artantide Gallery. Ed è in via? È in via Messedaglia 7 a Verona, vicino al Bauli, come zona, e si trova online a artantide.com. Basta chiamare e si può venire a visitare le esposizioni. Anche senza chiamare, tranne i weekend, perché essendo in zaino non ha senso che andare a fare. Certo. Antonella, abbiamo avuto Paolo Mozzo che ci ha invitato aperto, al caffè e all'arte. Già questa è una cosa importantissima, grazie Paolo, veramente. E soprattutto questo volume che non è fine a se stesso, ma è testimonianza di qualcosa veramente intenso, sì. Particolare. Guarda avanti e guarda con un occhio veramente particolare l'universo mondo del nostro pianeta. Grazie, sono stati due incontri interessantissimi, anche con l'altro coautore del volume, che ringraziamo per essere stato con noi stamattina. Grazie a Enzo Troisi anche per la presenza, per la sua presenza, per cui abbiamo scandagliato stamattina, no? Il si mare. Può dire così? Ecco, sì. Dunque, il mare. Abbiamo scandagliato mare, arte e Edizione 03, che ci ha portato delle persone di spessore che ci hanno raccontato delle cose che fanno buone vibrazioni. Grazie. Siamo ben felici. Grazie. Al prossimo appuntamento, Gianfranco, con Edizione 03. Ringraziamo tutti, ci diamo ad un filo di respiro con la musica, mettiamo la sigla di questo spazio che è quindicinale, ma che al bisogno ci potrà vedere impegnati anche più spesso. Grazie a tutti. Grazie Gianfranco, buona giornata e buon proseguimento. Grazie a Paolo Mozzo. Avete ascoltato Autori e Letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.